Buongiorno a tutti! Allora, scusate se non ho più postato video questa settimana, ma mia discolpa a vostro onore, posso dire che sono stata male. Ho avuto dei problemi di salute e quindi non sono proprio riuscita. Ora sto meglio, quindi insomma, torno con questo video dove andremo a vedere le energie della settimana che inizia domani, quindi con lunedì di domani, e finisce con domenica prossima. Come sempre vi faccio scegliere il mazzo, abbiamo i tarocchi universali, i Rurik Tarot e i tarocchi dei maghi. Quindi scegliete il mazzo che più vi attira, che più vi ispira. Ovviamente è una stesa generale, lo dico sempre, quindi sentite, tenete quello che sentite che risuona per voi, lasciate tranquillamente andare il resto. Io vado a spostare il mazzo dei maghi del gruppo 3 e il Rörik Tarot del gruppo 2. Andiamo a lavorare con il gruppo 1. Gruppo 1, se avete scelto i tarocchi universali, andiamo a vedere, estrarre tre carte e vediamo le energie per questa settimana che inizia domani e finisce domenica prossima. Faceva questa. Andiamo a estrarre le nostre tre carte. Allora, gruppo 1. Energie della settimana, gruppo 1. Energie della settimana, gruppo 1. Andiamo a vedere le nostre tre carte. Allora, quindi energie di lunedì e martedì, quindi domani e dopodomani, la luna. Ok, un po' di nostalgia, un po' di malinconia, forse per l'estate appena finita, l'estate appena passata, ma la luna mi parla anche di introspezione personale, quindi qui ci potrebbe essere anche un momento dove vi prendete del tempo per capire bene un po' come siete girati, un po' come siete messi. Quello che mi piace però della luna è che è un momento sì di introspezione, ma anche un momento di arricchimento, nel senso che qui si può andare a scavare, a tirare fuori talenti che magari non sappiamo neanche anche di avere o risolvere conflitti passati o comunque sognare in grande, non lo so, io la vedo sempre come un'energia in realtà molto bella. Ovviamente attenzione a non farvi prendere dalle illusioni, da non farvi prendere dai sentimenti negativi, perché la luna in realtà, se associata ai vostri sentimenti positivi, vi può dare moltissimo. Vi può veramente far esplorare quello che quei talenti che ancora non sapete di avere e che invece potreste tirare fuori. Quindi attenzione, lunedì e martedì, connessione con voi stessi, tirate fuori ciò che di buono sentite che ancora non avete esplorato. Energie di mercoledì e giovedì, ecco appunto le stelle, bellissimo, mi sa che qui ci riuscite perché avendo le stelle di mercoledì e giovedì, qui abbiamo proprio, vedete, il bilanciamento delle emozioni. Quindi abbiamo proprio una fase dove sentite che siete in armonia, dove sentite che effettivamente ce la potete fare, potete tirare fuori quello che vi serve per affrontare le difficoltà quotidiane o quello che state affrontando in questo periodo. Quindi una bellissima energia di armonia. Vediamo cosa succede venerdì, sabato e domenica, quindi nel weekend. Fante di spade, molto bene. E qui abbiamo una riapertura mentale. Qui ancora vi ancora no, qui vi rimetterete in gioco dal punto di vista mentale. Quindi probabilmente tirerete fuori, magari farete dei brainstorming o tirerete fuori delle nuove idee, delle nuove dei nuovi piani da attuare, ma anche solo avrete una chiarezza di mente che forse fino ad ora non avete avuto. Qui c'è proprio il fanciullo che ha voglia di mettersi in gioco, che ha voglia di aprire la mente a 360 gradi, che ha voglia proprio di andare fuori. Vedete il fanciullo in posizione con la spada bella eretta, che ha voglia proprio di andare fuori e conquistare il mondo, conquistarsi il suo spazio proprio con il suo intelletto, con la sua voglia di utilizzare la sua materia grigia, la sua come si dice? Non il suo intuito, perché l'intuito è più, lo vedo più relazionato con le emozioni. Qui è proprio la voglia di mettere in gioco la propria facoltà di utilizzare la vostra mente. Quindi molto bello perché c'è proprio la voglia di ideare, c'è proprio la voglia di andare avanti con chiarezza, andare avanti con la mente aperta su quelle che sono le
insomma, le vostre sfide, ecco, perché questo qui è un fanciullo che sfida, è un fanciullo che dice adesso io vado lì e mi conquisto quello che è il mio posto nel mondo. Quindi un'energia molto bella. Una settimana, devo dire, non è una settimana turbolenta, non la vedo come una settimana turbolenta, però c'è molto, in realtà macinate molto a livello interiore, c'è appunto questa luna che vi fa iniziare domani e dopodomani proprio con... non so se avete magari delle cose da affrontare questa settimana, degli esami o delle cose di lavoro, l'inizio della scuola, quindi c'è proprio questo momento zen dove in realtà tirate fuori un po' tutte le vostre peculiarità proprio per rimanere bilanciati, rimanere in armonia, rimanere in serenità, cercare di non impazzire, perché ci vedo questo tipo di energia e ci riuscirete benissimo. Ci riuscite e ci riuscirete benissimo perché qui poi abbiamo appunto questa situazione di armonia e di voglia anche di ricominciare, voglia di riprendere, voglia di mettersi in gioco. Quindi c'è proprio questa successione di io interiore, posto nel mondo, andiamo a conquistare. Quindi molto bene, gruppo 1, mi piace tanto questa energia. Fatemi sapere se effettivamente sarà così, ovviamente io vi auguro la settimana più bella del mondo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Gruppo 2, se avete scelto il Leo Ricktero, allora questa è la vostra stesa della settimana. Andiamo a estrarre tre carte per vederne appunto le energie. Quindi gruppo 2, energie della settimana, gruppo 2. 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 Ok, allora andiamo a vedere le energie. Scusate, ho il mazzo però. Ok, l'avevo messo in un punto che mi dava fastidio. Allora, vediamo le energie di domani e dopodomani. Abbiamo il giudizio. Ok, e qui abbiamo proprio la rinascita, la risoluzione, la resa dei conti, quindi probabilmente ci sarà modo tra domani e dopodomani di fare un po' il punto della situazione e tirare fuori anche un po' di, com'è che si dice? No, aggressività, però siete belli agguerriti, cioè c'è proprio questa rivelazione che vi aprirà un mondo, per alcuni di voi potrebbe essere proprio una rivelazione che arriva dall'esterno, per alcuni di voi potrebbe essere proprio il fatto di perdonarvi alcune cose, e leccarvi le ferite e andare avanti. Quindi c'è proprio questa risoluzione tra lunedì e martedì. Energie di mercoledì e giovedì, innamorati, bellissimo, gli amanti. E niente, qui avete l'amore universale dalla vostra parte, ovviamente per alcuni di voi potrebbe essere effettivamente un buon momento di coppia, ma io ci vedo ovviamente per una lettura più generale, ci vedo proprio appunto l'amore universale. Le energie sono comunque dalla vostra parte, perché questa è una bellissima energia proprio, ripeto, di amore universale, ma proprio di... come si dice, un buon legame con quello che vi sta intorno, con chi vi sta intorno e quello che vi sta intorno. Quindi qui ci sono tutti i presupposti per buone energie di successo. Se avete colloqui, se avete alcune cose da fare mercoledì e giovedì, sappiate che le energie sono dalla vostra, quindi qua potrebbe essere un buon momento per agire. Vediamo le energie di venerdì, sabato e domenica. Oh, va bene, abbiamo, scusate, nudity alert. Abbiamo l'otto di spade e qua c'è l'indecisione. L'indecisione, vedete anche le donne, queste donne che hanno queste mani legate, non sanno bene come agire, come muoversi. Probabilmente ci sarà, vi verrà posta, non lo so, una scelta, un quesito, un qualcosa che però voi non vi sentite molto pronti forse ad affrontare. C'è questa bolla di stallo, come se ci fosse uno stallo dove non sapete bene, vedete anche qua, scusate, però questo ci tengo a farvelo vedere, la persona seduta qui che sta pensando, in realtà non sta agendo, cioè ci sarà un qualcosa che metterà un po' in crisi la vostra capacità di azione, una scelta, un blocco, un qualcosa che non sapete bene come prendere. Sono curiosa, scusate, voglio estrarre un'altra carta per vedere dopo questa indecisione cosa succede. Quindi qui si va ancora nella settimana successiva. Per favore, carte, mi dite cosa succede dopo questa indecisione.
Questa. La giustizia, ok, niente, sì, ci sarà modo di sbloccare questa situazione in realtà con, diciamo, un punto a vostro favore. Paradossalmente, se si risolverà con una modalità che in realtà è giusta per voi. Quindi ci saranno, non so se sarete voi a sbloccarla questa situazione, ma diciamo gli eventi faranno sì che questa situazione si sbloccherà in maniera giusta, in maniera buona. Quindi si spera che, no, perché non volevo lasciarvi con col blocco così alla fine, non mi piaceva, ma fortunatamente abbiamo un arcano maggiore che ha sicuramente un'energia anche molto più forte rispetto all'arcano minore dell'otto di spade, quindi non vi preoccupate che questo stallo, questa indecisione che probabilmente avrete, sentirete tra venerdì, sabato e domenica, con la settimana l'altra si risolverà tranquillamente. Una settimana, diciamo, non movimentata, abbiamo addirittura tre. Scusate, c'è una zanzara, bussa via. Abbiamo addirittura tre arcani maggiori qua, quindi vabbè, non è movimentata, però ci sono delle energie molto forti, molto anche interessanti se vogliamo, perché qui abbiamo proprio una rivelazione. E forse è questa rivelazione che, nonostante questa energia molto buona, farà sì che andrete magari un po' in crisi, perché il giudizio è proprio la, come si dice, l'apertura del vaso di Pandora, tutti i nodi che vengono al pettine, quindi ovviamente possono essere nodi buoni, ma possono essere anche nodi, magari cose che magari preferivate non sapere, ecco, capito? Quindi poi è vero che appunto avete l'universo dalla vostra, infatti poi la situazione si risolve meglio, per il meglio, però appunto ci sarà questo momento, questa scelta, questo blocco verso la fine della settimana. Va bene, gruppo 2, io spero di esservi stata utile, spero che questa settimana sia comunque una buona settimana, ovviamente io vi auguro la più bella settimana del mondo, fatemi sapere se effettivamente sarà così, io vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Gruppo 3, se avete scelto i tarocchi dei maghi, allora questa sarà la vostra settimana, settimana che inizia con domani e finisce con domenica prossima. Quindi gruppo 3, energie della settimana. Gruppo 3, energie della settimana. Gruppo 3, energie della settimana. Gruppo 3, mi servono tre carte, per favore. Gruppo 3, energie della settimana. Gruppo 3, energie della settimana. Gruppo 3, energie della settimana. Gruppo 3, sì, questa mi piace. E questa va bene. Ok, andiamo a vedere le energie di lunedì e martedì, quindi domani e dopodomani. Oh, asso di spade, bellissimo. Nuovo inizio, vittoria, potrebbe essere anche una vostra vincita. Vincita intellettuale, quindi qui potrebbe essere una promozione, potrebbe essere anche il fatto che qualcuno vi dà ragione, potrebbe essere anche un'idea vincente, però c'è l'inizio di qualcosa, ovviamente l'inizio della settimana, vabbè, si avanza a dire, ma iniziate questa settimana proprio con una bella energia rinnovata in campo intellettuale, quindi nel campo della mente, quindi probabilmente vi sveglierete con la mente bella fresca e riposata e avrete anche voglia di iniziare la settimana. Beati voi, io lunedì in genere sono una meba, ma va bene, non ci interessa. Energie di mercoledì e giovedì. Abbiamo il 3 di bastoni. 3 di bastoni è il. Vabbè, qui c'è il mago che in realtà sta aspettando che la magia che ha messo su, diciamo che ha progettato, si realizzi. Quindi qui c'è una fase di attesa per questo mazzo. Ma il 3 di bastoni normalmente, nei tarocchi Rider-Waite-Smith, è anche l'agire. Qui è già stata fatta l'azione del mettere su qualcosa, del realizzare qualcosa. In effetti l'energia qua c'era. Qui lunedì e martedì sarete belli attivi, belli pimpanti. Quindi effettivamente potrebbe essere che già
vi attivate e qui potreste essere, alcuni di voi saranno in attesa appunto di vedere i risultati di quello che avete fatto lunedì e martedì, alcuni di voi invece continueranno a progettare, continueranno a attivarsi per far sì che i propri piani vengano effettuati, vengano progettati. Qui potrebbe essere, siccome un 3, potrebbe essere anche che magari stiate aspettando qualcuno a cui avete delegato qualcosa, a cui avrete delegato qualcosa perché non è ancora successo, o anche il lavoro in team, il fatto di realizzare qualcosa in team. I bastoni si rifanno alle nostre passioni, quindi qui è un qualcosa proprio che vi piace. In effetti, ripeto, anche qui l'energia era ottima, un'idea buona che avete avuto, un qualcosa che vi ha stuzzicato dal punto di vista mentale, anche un guizzo geniale, un'idea brillante, il brevettare qualcosa, non lo so, con quel tipo di energia lì. C'è l'energia un po' dell'inventore, del tuttofare. Mi piace moltissimo questa energia perché è un'energia piuttosto florida, piuttosto fervente, dove attingere, no? Vediamo l'energia di venerdì, sabato e domenica, abbiamo il 7 di spade. Ecco, qui ci sarà voglia un attimino di allontanarsi un pochino, nel senso che vi spremerete talmente tanto la mente e vi spremerete talmente tanto voi, secondo me, che a un certo momento c'è proprio la voglia di dire, ma sai che c'è? Questi libri, queste cose, me le studio per i fatti miei. C'è un po' questo tipo di energia, c'è un po' la voglia di allontanarsi un attimino, di stare un pochino in solitaria. Infatti qua mi viene l'energia del lavoro in team, mentre qui avrete bisogno di tirare un attimino il fiato. Comunque ci sta, venerdì, sabato e domenica vi auguro di riuscire a riposarvi nel weekend e appunto di farvi i vostri studi, le vostre cose da soli. C'è proprio anche la voglia di ricaricarsi e ci sta tutto perché appunto avete iniziato la settimana, cioè avrete iniziato la settimana col botto, con un apice tra mercoledì e giovedì e quindi ci sta che venerdì, sabato, domenica ci sia un po' di stanchezza, un po' di voglia di ritirarsi, voglia di riposarsi. Un'energia di questa settimana, voglio dire una settimana piuttosto attiva per voi, gruppo 3, nel senso che c'è proprio questa energia, specialmente nelle prime due carte, quindi diciamo tra lunedì e giovedì, questo fermento che avrete in corpo proprio e ovviamente si ripercuoterà in tutto quello che farete e in tutte le situazioni, in ambito lavorativo, hobbistico. Adesso poi io non so se siete in pensione o meno, però insomma c'è questa energia bella tosta. Anche in famiglia mi viene, forse riattiverete i figli a scuola, eccetera, eccetera. Quindi insomma c'è questa energia interessante. Poi appunto la voglia di riposarsi nel weekend, ci sta tutto. Va bene, gruppo 3, spero di esservi stata utile, spero che questa lettura vi abbia soddisfatto. Io vi auguro ovviamente la settimana più bella del mondo e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!